Buongiorno ragazze, allora è giunto il momento tanto atteso, ovvero il decluttering di tutti i miei rossetti. Finalmente è arrivato, abbiamo visto tutti gli altri decluttering, fondotinta, polveri, sopracciglia, correttori. Adesso andremo a snocciolare questi tre cassetti pieni di rossetti. Una volta erano in ordine, ve lo assicuro, una volta avevano un ordine, ma che non hanno più. Sono tre cassetti colmi di rossetti, sia liquidi che in stick, e adesso li andremo a dare un ordine, a sfoltirli. Sì, sono tre, perché quello sotto è quello dei gloss. Fatemi sapere se poi lo vorrete vedere o se non vi interessa, così io poi mi organizzo. Quindi andremo a vedere questi tre rossetti. Io adesso per tre rossetti, questi tre cassetti di rossetti, io per comodità adesso tirerò fuori tutto e lo metterò sul divano per comodità, perché sennò così nei cassetti non saprei veramente come muovermi, perché non c'è proprio spazio, non c'è proprio spazio di azione. Quindi adesso sistemo tutto sul divano e ci vediamo tra poco. Ragazzi, ho fatto male i conti perché ho svuotato il primo cassetto ed è andato, ho svuotato il secondo ed è andato. Questo è il terzo, però non ci sta già più la roba, ma ho fatto male i conti perché questo contiene ancora rossetti. È quello sotto che contiene i gloss. Quindi adesso vedrò di farci stare tutte le cose. Se no, faremo in due tranche, perché non ci sta. Adesso vi faccio vedere la montagna. Ok, ora che c'è tutto, possiamo finalmente iniziare questo decluttering mega gigante. Allora, ragazze, è davvero da un sacco di tempo che non faccio ordine nei miei rossetti, quindi veramente dobbiamo sfoltirne davvero tanti. Sono un po' mischiati, quindi rossetti liquidi, rossetti in bullet. Mi sono portata dietro questi contenitori di alcune cravatte. Sono vecchi contenitori, giusto per aiutarmi. E qua andare a mettere direttamente subito tutti i rossetti liquidi che troviamo, giusto per iniziare a fare proprio una scrematura proprio veloce veloce. Quindi questo qua di Make Up Forever, le lingerie, tutte le lingerie, tutti questo qua di Lepo, tutti i rossetti che tengo, questi di Lime Crime, le Vivid Matte, queste le vorrei dare a mia sorella perché le ho già provate, mi piacciono molto, ma queste le vorrei sfoltire e dare a mia sorella. Quindi nell'altro contenitore vado a mettere le tinte che voglio dare a mia sorella, tra cui le Vivid Matte. Questa la tengo, le Vivid Matte, ce ne sono, vorrei fare proprio una sfoltita veloce, le Double Touch, le elimino. Questo è di Vrochet nuovo che devo ancora provare. Questo è di Color Pop, questo lo devo provare, invece l'altro l'ho già dato a mia sorella. Qui veramente c'è, questo è vecchissimo, questo è da buttare. Questo è un rossetto liquido di Kiko, vecchissimo, lo metto qua al momento. Questi sono di Make Up Forever, di cui vi ho fatto anche un lipstick stress test. Questa è di Last Splash, questa la elimino, la do a mia sorella perché a me non mi fa impazzire, sinceramente. Poi queste di Lepo sono fantastiche, ne ho due, sono meravigliose. Le lingerie le tengo perché mi piacciono. Lingerie, sto vedendo un po' di rossetti liquidi, un po' così. Una Vivid Matte, le Wycon che mi piacciono anche queste. Poi ragazzi, qua c'è un marasma, questa è un'altra di Kiko vecchissima, questa è di Make Up Revolution, credo i rossetti peggiori della storia. A proposito, qua ce ne sono due nuove di Make Up Revolution, queste le elimino subito. Ecco, qui nell'estremità vedo altre Double Touch di Kiko che vado a eliminare. Vado a mettere tutte qua. In verità c'è ancora una confusione tra questa è di NYX, le soft cream, questa è la colorazione Addis Abeba, è un bel fucsia che vorrei provare perché non l'ho ancora provato, è nuovo, l'ho comprato. Queste sono fantastiche, però mi si è rotto lo scovolino, vedete? Purtroppo, perché questa era una tinta fantastica, veramente ottima, questa la butto. Poi, queste di Wet n Wild le tengo che mi piacciono molto.
ne ho raccolti altri. Allora, la melted chocolate la tengo perché mi piace un sacco. Queste qua, allora, questa la do a mia sorella che è la Vivid Matte, molto buona. Oddio, la metto qui. Invece questi sono tutti vecchi. Devo controllare le double touch, perché se fanno parte della collezione nuova le tengo. Se fanno parte della collezione vecchia, perché avevo ancora quelle vecchie, quelle lì, le vecchie le butto, perché devo controllarle sinceramente, perché le avevo comprate tutte. Questo è di Smashbox, lo tengo. Qui ragazzi c'è un marasma. Questa è di NYX, una tinta, le tengo. Ho voluto fare questa prima scrematura giusto per togliere un pochino il grosso. Quindi allora poi questa qui la tengo, è di Yves Saint Laurent, ne ho due di queste. E queste non mi piacciono tanto come tinta ma come blush, infatti le elimino e le metto con i blush liquidi. Intanto le metto qua. Lingerie di questo colore improponibile, per me è troppo chiaro, lo metto qua perché tanto non lo uso. Anzi, sai cosa? Lo potrei utilizzare abbinato per fare un ombre lip, perché è un bel chiaro in verità, che abbinato ad altri colori ci sta bene. Poi, oddio, qui intravedo altre tinte, qui, altre tinte, oh mamma. Ok, allora ho raccolto queste qua le tengo tutte, tranne questa di Kiko che devo vedere, questa è Yves Saint Laurent, la Splash, Lila e Rimmel. E questa qui la metto qui. Prima scrematura, questa è un'altra di Yves Saint Laurent che mi piace. Questa penso che sia quasi finita. Questa qui è quasi finita. Questo è Smashbox, lo teniamo perché mi piace. Questo è il rossetto nuovo di MAC. Questo è il rossetto di MAC che sinceramente non mi fa impazzire, io l'ho bocciato. Questo lo do a mia sorella perché io tanto non... a me non piace questo colore, cioè non dura purtroppo. Quindi questo lo do a mia sorella. Queste sono... ne avevo due, non so dov'è l'altra. Questa è una lip tar di OCC, Obsessive Compulsive Makeup, oddio non mi ricordo com'è, OCC Obsessive Compulsive Cosmetics. Ok, questa ne ho una altra su nude che tengo, l'avevo presa in America. Questa che è una tinta che mi è arrivata in una beautiful box, la tengo perché non l'ho mai trovata sinceramente. Poi l'altra di OCC che la tengo. Poi altre tinte non ne vedo. Questa qui di Catrice che è ancora nuova la tengo. Poi qui non vedo più tinte sinceramente. Questa lingerie molto particolare di questo colore la tengo. Ovviamente ragazzi non sto facendo swatch perché sennò non usciamo vivi veramente, però se vedete qualcosa che vi interessa fatemelo sapere che facciamo un video ad hoc. Questa è un'altra di Yves Rocher che voglio provare. Poi qui questo rossetto fantastico di MAC rossissimo, molto 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 bello. Poi forse devo tirare su. Questa è la prima scremata, una scremata veloce. Questa è un'altra Vivid Matte, perché poi qua si estende fino proprio a giù, solo che non si vedeva nell'inquadratura. Questa è un'altra di Kat Von D che tengo. La Splash con questo blu fantastico, questa l'avevo comprata, non me l'avevano mandata. Questa è di Catrice, la tengo perché è nuova, la voglio provare. Questa è di Kiko e ne ho un'altra. Allora, ho recuperato tutte queste. Allora, queste due sono nuove e le tengo. Le vado a mettere in questa scatola. Questa è vecchissima. Questo è un gloss che si spantega da tutte le parti di New York Color. Questa è un'altra di Kiko che vado poi a vedere se sono nuove o no. E questi sono vecchissimi che vado a buttare. Questi invece dopo li vado a vedere. Altri rossetti liquidi li sto raccattando proprio così. Ok, ne ho presi un po'. Allora, qui veramente ci sono alcuni vecchissimi. Questo di Essence è vecchissimo, lo butto subito e lo metto nell'altra scatola. Questa è un'altra di Makeup Revolution, orribile, veramente orribile. Questo è di Kiko, lo tengo. Questo è di Essence, ma di questo colore rosino. Ecco, questo qui è chiarissimo e mi piace, e me l'avete visto indosso qualche volta, questo nude proprio correttore sulle mie labbra.
labbra. Ma questo è rosa, questo è rosino ma tendenzialmente beige, c'è una bella differenza. Questo è rosino troppo, quindi questo lo elimino perché non lo metterei. Questa è la mia tinta di Armani, che è bellissima, è stupenda. Questa è di Kylie, stupenda anche questa, tutta brillantinosa. Questa ve la faccio vedere, ragazze, perché è una roba che non ci si crede, cioè veramente veramente particolare. Cioè guardate che bel ramato super glitterato, spero che si veda, che non riesco a vedere se mette a fuoco bene. Vedete, è bellissima questa tinta perché è particolare. Quindi questa, poi qua c'è un'altra di Kat Von D che la metto qui, questa è una lingerie che metto qui, questa è vecchissima di Kiko, vecchissima veramente, quindi questa la elimino, queste poi vado a vedere, queste le tengo, questa è nuova, la tengo sicuro perché l'ho già usata e mi piace, questa devo vedere se fanno parte di quella nuova o quella vecchia. Quindi metto tutto qui dentro. Allora, questa scatola è già piena, quindi oddio, vedete che inizia a cadere tutto. Questa scatola che è già piena la metto qui per terra, così almeno non si confonde tutto, e prendo un'altra scatola da riempire, questa qua, e ci metto le altre tinte che ho raccattato, quindi questa di Wycon che le voglio tenere, lingerie, le metal, le cosmic metal, le tenue. Questa qui, un'altra Cosmic Metal che tengo, Kat Von D tengo, e queste qui di Kiko sempre dopo. Alla fine faremo la cernita, poi comunque vi farò vedere cosa tengo e cosa non tengo, e come l'ho disposto. Questa è di Make Up Forever e la tengo, e direi che come prima cernita queste qui le tengo, le metto nella scatola, come prima cernita direi che ci siamo. Abbiamo tolto almeno il grosso. Ah, questa è una tinta che avevo acquistato su AliExpress, non l'ho mai provata e direi che è giunta l'ora di buttarla, non ho mai avuto il coraggio di provarla e non ci tengo neanche, quindi sapete che sono un po' contraria sul acquistare il make-up su AliExpress. Sinceramente non so perché neanche io l'abbia acquistata, però comunque. Questa qui invece è un'altra tinta di Maybelline che mi piace molto, questa ha lo scovolino... Ah, oddio, anche questa si è rotto. No, queste sono veramente ottime, purtroppo non se ne parla più, però l'unica cosa è che mi si è rotto lo scovolino, quindi questa, anche questa la andrò a eliminare con l'altra. Poi basta, non vedo più rossetti liquidi, quindi possiamo dedicarci al vero decluttering. Questa è un'altra di Essence che tengo, quella rosina l'ho eliminata, ma questo colore è molto bello, quindi lo tengo. Invece queste sono le NYX Soft Lip, questa la tengo perché voglio provarla, perché l'avevo provata tanto tempo fa e non mi ero trovata bene solo con un colore, poi non avevo più dato altre possibilità. Questa è un'altra lingerie con questo colore particolare metallico, quindi lo tengo perché è particolare. E poi basta, possiamo veramente iniziare a fare un'altra cernita. Questa è una tinta di H&M, questa è buona, e anche questa è un'altra di Yves Saint Laurent che tengo, in questi colori molto bold. Mi spiace ragazzi di non riuscire a farvi vedere bene gli swatches, ma se vedete qualcosa che vi può interessare, voi fatemelo sapere che io lo faccio volentieri. Ah, i miei piccolini Dior, questi qui li tengo ovviamente perché sono i miei preferiti. Tra l'altro qua c'è un rosso che è uno dei miei preferiti in assoluto. Allora, diamoci da fare adesso con i rossetti, perché penso che sia giunto. Questo è un altro rossetto liquido che lo metto qua, questo è di Dior. E basta, direi che di iniziare con i rossetti veri e propri. Allora, questo con tutti i rossetti liquidi lo appoggio qua nel caso ne trovassimo altri nel frattempo, e adesso vado a prendere un'altra scatolina giusto per aiutarmi, questo tappino, e metto qua tutti i rossetti che voglio tenere, che vedo già subito che voglio tenere, tipo questo qua è un altro rossetto liquido che avevo comprato di NYX che non ho ancora provato, viola, bellissimo, che metto qua. Qui invece vado a mettere tutti i rossetti che so che terrò sicuramente, tipo i Dior Fix, tutti i miei MAC,
tutti i miei MAC che voglio tenere assolutamente, che in teoria avrei iniziato a collezionare, poi è un po' che in verità non compro più rossetti MAC, tutti i miei rossetti Chanel, questi qua nuovi di Make Up For Ever, bellissimi, quindi questi sono tutti i rossetti, questo qua nuovo di Tom Ford, questo qui, ne ho solo due di Tom Ford in verità, l'altro penso sia in una borsa, questo è Cherry. Guardate che belli, cioè è una roba bellissima. Questi qua, tutti i rossetti che voglio tenere sicuramente li metto qui, sperando che non cadano. Questo Dolce Gabbana, MAC, MAC. Fatemi sapere ragazze se volete veramente, io penso di avervelo già detto. Poi contro una cosa e l'altra, questo è un unico rossetto di Gucci che ho utilizzato tantissimo, un rosso fantastico ragazze, un rosso veramente fantastico. Purtroppo dei make up di Gucci, siccome non spinge tantissimo in marketing e non fa niente su YouTube, non se ne parla proprio, ma questo rossetto ragazzi è fantastico, scusate l'interruzione. Elizabeth Arden, MAC, Dior, MAC, stavo dicendo, se volete un video con tutti i miei rossetti di MAC, io lo faccio volentieri, mi devo solo organizzare un pochino e farlo. Ah, qua un altro rossetto liquido, questo è di Marc Jacobs, è un nude bellissimo, come si chiama? È Slow Burn, me l'avete visto indosso qualche volta. Altra tinta è questa qui di Estée Lauder, un viola fantastico, questo è un colore super particolare, veramente particolare, particolare, perché è un viola, 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 cioè bellissimo questo colore. Un altro Dior che metto qua, oddio, è caduto un Kat Von D, il mio Guerlain lo metto qua, questo è bellissimo. Oddio, sono invasa dai rossetti praticamente, sono veramente invasa. Qui metto tutti i miei MAC che tengo ovviamente, cioè non li darei mai via, un altro Guerlain, e la scatola si sta riempendo, mi devo munire di altre scatole, intanto qua vedo altri rossetti liquidi, vedete questo sempre di NYX, due rossetti liquidi, questo di ELF orribile, vecchissimo, lo butto perché è orribile, questi pennarelloni di Kiko orribili, li butto senza proprio nessun rancore, cioè nessun ripensamento. Poi questo colore di NYX molto particolare, questo è talmente particolare nei colori che mi scoccia eliminarlo, perché abbinato a qualcos'altro è un colore che ho solo in questo colore, quindi questo lo tengo. Qui intanto sono caduti dei fratellini rossetti, questo è un altro questi, ah poi i rossetti Kiko bisogna rivederli tutti, questo è un altro Urban Decay. A proposito di rossetti Urban Decay, qui ho un reperto vintage, guardate questo reperto vintage che non voglio eliminare, e ovviamente è metallizzato come vanno adesso, guardate quanto è metal, cioè è super super metal. Questo lo tengo proprio per affetto, si chiama Voodoo, lo metto, no, qua ci sono i rossetti liquidi, lo metto un attimino qui. Qui ci sono due rossetti liquidi, non so se ve li ho fatti vedere, di NYX, che metto qui. Poi mi devo dare una spicciata, ah poi ci sono tutti questi rossetti, rossetti classici round di NYX che voglio eliminare perché hanno dei bellissimi colori ma una durata che fa ridere, quindi adesso questo qua lo metto qua che poi lo voglio eliminare. Questo è un altro rossetto liquido di Laila, molto molto buono, voglio parlarvi dei rossetti di Laila, rossetto Chanel metto qua, una Vivid Matte. Questa qua è molto molto bella, questa la do a mia sorella, è un bel nude questo, è veramente molto bello. Poi qui un altro rossetto Wycon liquido, non pensavo di averne così tanti liquidi in verità. Ah, questo qui è nuovo di The Balm, me l'avevano spedito, questo mi avevano spedito due colorazioni, uno è Chamois che mi piace tantissimo, un po' più scuro, e questo è Sincere, questo lo tengo perché l'altro è uno dei miei preferiti in assoluto, la carta la butto per terra, sono veramente ottimi ottimi rossetti. Invece questo è un rossetto liquido di Bourjois, questo lo tengo,
Poi devo assolutamente andare a recuperare un'altra scatolina dove mettere tutto, perché non saprei proprio come gestire la cosa. Se per gli altri decluttering posso mettere un pochino, qua non c'è proprio spazio perché sono proprio al limite e vengo invasa, quindi prendo un'altra scatolina. Ok, allora questa che è piena di rossetti che voglio tenere la metto qua per terra insieme all'altra dei rossetti liquidi. La metto qua in modo che non ci dia fastidio. Questa è un'altra, è l'ultima scatola di cravatte che utilizzavo, e ci metto tutti gli altri rossetti che so per certo che voglio tenere, quindi Urban Decay, Urban Decay. Questo è un vecchio di Make Up For Ever che avevo acquistato, è un bellissimo nude chiarissimo, ma veramente veramente chiaro, ma duro come il marmo. Questo andrebbe sinceramente scaldato. Questo mi spiace perché l'avevo anche comprato, non me l'avevano spedito, non lo so se questo lo rivediamo dopo, intanto lo metto via tra le cose da buttare. Mi spiace perché comunque è un matte veramente molto molto duraturo, ma molto molto secco nella stesura. Qui metto il mio Kat Von D, continuo a mettere via tutti i miei matte così abbiamo più spazio, perché non riuscirei mai a farvi vedere tutti i rossetti MAC anche volendo. Però se volete un video ad hoc, questi sono due di Make Up For Ever nuovi, vedete, questo è il pack vecchio e questi sono quelli nuovi usciti l'anno scorso. Un altro Make Up For Ever MAC, mettiamo tutto lì. Questo è un mini MAC Jacobs che avevo preso in un set Inglot. Anche questi rossetti di TNS sono fantastici. Non so se conoscete il marchio TNS, è un marchio che vende solamente in profumeria e hanno una qualità eccelsa, anche i colori sono veramente molto molto cremosi, però nonostante la loro cremosità sono veramente veramente confortevoli e duraturi, nonostante la loro cremosità, quindi sono veramente dei rossetti veramente molto molto validi. Quindi facciamo un po' di spazio. Qui abbiamo due rossetti MAC nuovi, Brie Cola e Plum Daddy, cioè sono rossetti che non ho mai usato, molto probabilmente, sicuramente. Questo è Plum Daddy, questo qua super super luminoso, vedete, bellissimo bellissimo. E infatti ultimamente con i rossetti così messi così non è il massimo, perché questo è un nude fantastico, Bricola è un nude fantastico, questo l'ho usato per tanto perché aveva una mia amica e poi l'ho comprato. Poi qui abbiamo il mio rossetto, uno dei miei rossetti preferiti in assoluto di MAC, che si chiama Frankenfurt. Poi altro MAC, tinta liquida di Laila, molto bella. Poi, oddio ragazze, avete capito perché avevo il terrore di fare questo video? Questa è la nuova tinta che ho comprato per fare un lipstick stress test di questa tinta, di questo colore che mi avete suggerito voi. Altro rossetto di Laila, molto bello, liquido, lo metto qua. Questo è un rossetto di Make Up For Ever che mi chiedono tutti quando lo indosso. Ce l'ho in due colorazioni, la 10 e la 11, sono fantastici. Questo non è liquido. Poi facciamo ancora un po' di scrematura, un altro di Laila, molto fantastico. Questo è di Elf, non mi piace perché è super cremoso e va da tutte le parti, veramente, questo lo elimino. Colore stupendo, però va da tutte le parti purtroppo, e questo lo elimino, non in cuore, ma lo elimino. Qui abbiamo altri rossetti di MAC, Elizabeth Arden, MAC, Chanel, tutti questi qua li tengo. Questo è uno stay matte di Rimmel che sto continuando a utilizzare e a provare. Questi sono i nude matte di Maybelline che sono fantastici, cioè sono veramente fantastici. Anche questo lo tengo, lo metto di qua. Questo è un Burberry, bellissimo, è un rosso che io adoro, guardate quanto è utilizzato, è talmente utilizzato che mi si era anche rotto, infatti devo fare attenzione. Questo l'avevo comprato e mi piace da morire, aspettate che faccio, dai, chiuditi bene, ok, così. Questi, ne ho due di questi. Allora qua c'è un altro di Burberry che metto qua, sempre rosso. Qua un altro di NARS, questo qui che è Orgasm, è bellissimo, sì, è Orgasm,
Sì, ah no, è Mayflower. È un altro colore stupendo questo qui. Ve lo faccio vedere. È un nude meraviglioso sul rosato. Stupendo, veramente stupendo. Questo lo tengo. Poi qui abbiamo un Guerlain di quelli nuovi che era uscito. Questo è un Estée Lauder. Lo metto qua. Hanno un pack un po' simile, devo dire. Poi vediamo, ah, qui ci sono tutti i miei Wet n Wild che io adoro e questi li tengo tutti perché secondo me sono veramente degli ottimi, ottimi, ottimi rossetti. Questo è il mio Glow Lip Glow di Dior. Questo lo tengo ma lo elimino da qui perché infatti non lo trovavo più. Questo è un prodotto che ho ricomprato, comprato e ricomprato tantissime volte. Quindi questo lo metto qua sopra la mia vanity perché è non c'entra niente con i rossetti. Poi qui abbiamo un rossetto chiuso che dopo andiamo a vedere, un rossetto MAC, Urban di, ah no, questo è di Perricone, molto bello, ve lo faccio vedere, sì, è di Perricone se non mi sbaglio, sì, è No Lipstick, vedete, è veramente molto molto bello, ve lo faccio vedere. È di quelli super super confortevoli. Questo è veramente carino da mettere in borsa perché lo metti, è super idratante. Ecco, anche questa scatola si è riempita. Un altro MAC. Pop, pop. Adesso poi si fa la scelta più ardua perché poi quelli MAC ho tenuto. Adesso ho fatto la cosa più semplice, ho messo qua tutti quelli che volevo tenere. Però adesso inizia veramente la scelta la parte più difficile. Ah, qui c'è un Milani che mi piace tantissimo, con questo colore fantastico, questo viola paura, mi piace tantissimo. E si chiama Velvet Vault, è fantastico. Non penso di averne un altro di Milani, non ne ho tantissimi, ma quelli che ho mi piacciono molto. Questo è il classico di Yves Saint Laurent 1, che è il numero 01, il rosso per eccellenza. È proprio rosso, 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 rosso. Sapete che quando ci sono dei rossi per eccellenza io li devo avere. Ecco, io devo prendere un'altra scatola perché qui sta iniziando a cadere tutto. Così andiamo a eliminare anche questa. Altra scatola da riempire, un po' più piccolina questa qui. Qui ci metto, no, non ci metto i rossetti che voglio eliminare, che qua ci sono tutti questi rossetti qua di NYX che voglio eliminare. I colori, vi dicevo, sono veramente molto belli, anche molto particolari, però sono veramente ingestibili, cioè vedete com'è bello scrivente? Cioè, ma è ingestibile, cioè veramente, sono super 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 morbidi e cioè, mi dispiace quasi perché sono veramente burrosissimi. Mi dispiace molto eliminarli perché molti hanno questi colori anche super metallizzati che adesso vanno tantissimo. Quindi non lo so, voi cosa dite? Cioè, faccio veramente fatica a eliminarli perché sono i colori veramente molto molto belli. Quindi, ah, ecco, vedete, ho trovato questi altri due di Alika. Questi li voglio tenere e li metto qua. Poi, qui, ah, questi sono quelli di Benefit, molto molto belli e confortevoli, che tengo e ce li ho tutti, quindi li vado a mettere qui, se li trovo. Ah, questo qui invece di Elise Fuss, è un rosso fantastico che mi avete visto, ogni volta che mi vedete addosso me lo chiedete, perché è un rosso super portabile. Molto molto bello, questo non so cosa sia. Oddio, questo è un rossetto vecchissimo, super arancione di Kiko, vecchissimo. Questo lo elimino. Altra scatola. Poi qui abbiamo anche un po' di matitoni. Ah, questo è il rossetto MAC che metto qui. Questi sono i matitoni che voglio tenere perché sono comodi e li voglio mettere in un posto dove li posso utilizzare veramente. Questi matitoni di Essence, Make Up For Ever. Questo qua di Essence. Ah, questo è l'altro di Make Up For Ever che vi dicevo, insieme a questo qua che avevamo messo qui, vedete? Questi due che sono molto simili, ma sono bellissimi, veramente stupendi. Io intanto sono invasa dove sono seduta, sono invasa dai rossetti praticamente. Aspettate, scusate. Ecco, un altro matitone. Sto recuperando tutti i matitoni qui, che ce li ho qua proprio. Ah, un altro rossetto liquido, questo qui di NYX, che metto qua nell'altra scatolina, che è sempre qua con i rossetti liquidi. Rossetto Ycon, questi qui mi piacciono molto. Questo tra l'altro penso che sia anche la formula
formulazione, proprio la prima formulazione, quella che mi piace veramente. Questo è un altro matitone, li sto raccogliendo. Questa è una tinta di Kiko che mi piace, la metto qua. Penso sia anche il permanente, perché ecco, vedete, ne ho un'altra, ma penso di averne anche un'altra ancora. Questo invece è un orrore, come quello di prima, e lo butto, lo metto via. Poi qui vedo due rossetti di Flower che avevo comprato in America. Allora, aspettate che vi faccio vedere i matitoni una cosa alla volta, se no mi riempivo le mani. Questi qua di Kiko li voglio tenere, quindi questo di Kiko bellissimo, questo qua sempre di Kiko se non sbaglio, no, questo è di Clinique, Make Up For Ever, Wycon, questo qui è stupendo, questi qua di Make Up For Ever, questo di NYC, sono matitoni che voglio magari mettere in un vaso sulla vanity, perché così li posso utilizzare sempre, perché sono comodi proprio da essere utilizzati tutti i giorni. Qui invece vedo dei rossetti che voglio tenere, questo qui di Dior, MAC, Chanel, MAC, questi qui li elimino subito perché tanto so che li tengo, Yves Saint Laurent, questo qui, gli Ayam di Pupa che li adoro, sono ottimi i rossetti. Questi li tengo tutti, quelli di Ayam di Pupa, un altro Chanel, ne ho pochi perché tempo fa acquistavo tantissimo i rossetti Chanel, poi però ho scoperto che c'è molto di meglio a molto meno e poi i colori non erano più tutta sta gran cosa più, quindi non li ho più utilizzati. Questo qui è un altro, oddio, questo è la prima formulazione di questa, dei rossetti Wycon che erano usciti di questa collezione, e questa formulazione io la amo. Invece qui avevo i rossetti di Flower, che è il brand di Drew Barrymore, che mi piace tantissimo. Guardate che colori stupendi, cioè veramente colori fantastici. Due formulazioni, una matte e una più cremosa, questi li tengo ovviamente perché spero tanto che arrivino. Questo è di MAC, un'edizione limitata in rosso ovviamente, perché io sono un patita di rossi. Qua ci sono quelli di Wet n Wild che voglio tenere. Questo è un altro matitone di Make Up For Ever, come l'altro più chiaro, più nude. Questo è un altro Yves Saint Laurent, che questi rossetti io li amo perché sono di un confortevole che non potete capire. Guardate questo colore, che bello che è. Cioè, guardate questo colore, che cosa non è, cosa non è. Cioè, stupendo, è veramente stupendo. Poi, qui abbiamo un altro Milani, ecco, vi dicevo che ne avevo un altro. Questo qui, che è un colore più famoso dell'altro e si chiama infatti Sangria. È il color Sangria, è molto, molto, molto bello. Questo lo tengo, un altro di Benefit, un altro di TNS, che tengo perché mi piacciono da morire questi colori. Questo forse si era anche scassato, talmente era cremoso che si era scassato, ma hanno dei colori fantastici. Poi qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo un altro di Wet n Wild, Wet n Wild, Wet n Wild. Poi, uno nuovo di Diego Dalla Palma, quindi questi li teniamo. Questo qua, Diego Dalla Palma, devo imparare a togliere i porta la scatolina, perché non me li fa usare. Purtroppo faccio parte di quelli che non me li fa usare. Questo qui, con questo colore rosino, devo dire che è molto molto nude, molto rosino. Boh, lo devo provare questo qui che è nuovo, perché il colore sinceramente non mi fa impazzire. Qui abbiamo un gloss che non deve rimanere qui, un gloss molto bello di Elizabeth Arden, quindi poi lo vado a mettere con i gloss perché questo non è il suo posto. Ah, qui abbiamo l'altro di Yves Saint Laurent che metto qua, che poi andrò a mettere con i blush perché mi piace di più. Qui abbiamo un altro I am di Pupa, questo prodotto che non deve stare qui, ma lo metto con i lip glow perché è praticamente un booster per le labbra di Make Up For Ever, quindi non deve rimanere qui, ma lo metto poi di là con i prodotti ad hoc per le labbra. Questo è di Urban Decay, questo è 1993, un nude fantastico. Poi, un altro di Milani, non me lo ricordavo, questo è il rosso di Milano, i rossetti di Milano mi piacciono molto. Poi, qui abbiamo un altro di La Splash liquido, molto bello. Poi, un altro di Kat Von D liquido, molto bello. Poi, qui cosa abbiamo? Qui ho dei MAC,
Ah, questo fantastico, questo di Oribe o Orbei, non si sa la pronuncia, però noi siamo in Italia, cioè io sono in Gran Canaria, ma mi seguite dall'Italia, quindi è Oribe, e questo è un rosso fantastico, super super elegante, super lussoso, bellissimo, bellissimo, stupendo, con il pack marmorizzato, questo lo tengo, questi li tengo, e anche questa scatolina, ragazze, stiamo andando avanti a scatoline, anche questa scatolina è bella piena, quindi, ah, qui vedo un rossetto che mi piace tantissimo, di Gilles Cagnet, che è un nude fantastico, un nude che mi piace tantissimo, perché è veramente chiaro, ma si vede confortevole, questo lo tengo assolutamente, e adesso vado a raccattare una nuova scatolina. Ecco qua la nuova scatola, questa qua è di Kiko, la metto un po' più qua, perché sennò non vedete tutti i rossetti. Allora, qui abbiamo un nuovo rossetto di The Balm, ancora in celofanato, in scatolato, e lo vado a tirare fuori. Oddio, ma il pack è come un proiettile di MAC ma argentato, bello questo nude, stupendo. Questo allora lo tengo, come tengo tutti i nuovi di Kiko, questi qua con il pack così, che mi piacciono da morire, vedete quanti ne ho, cioè non ne ho tantissimi, perché a me allora i rossetti di Kiko li ho sempre acquistati quasi tutti, infatti della vecchia linea li troveremo quasi tutti, perché li avevo, i matti li avevo acquistati quasi completamente, questi qua li tengo, ogni tanto li vedete sempre addosso, perché mi piacciono, e questo è un mini di Marc Jacobs, bellissimo, nude, Infamous, stupendo, guardate com'è piccolino, ma utilizzato, questo mi piace molto, questa è una tinta liquida di Make Up For Ever, la metto qui, questo è un altro di Kiko, lo metto nell'altra scatola, oddio, qua sta cadendo, ok, questo è di Elizabeth Arden, e penso sia Chocolate, che l'ho messo nei 10 rossetti per l'autunno. Poi qui abbiamo dei rossetti vecchissimi di Kiko, iniziamo a entrare nel particolare. Allora, questi Smart li elimino, questi della linea Smart con il 900 che iniziano, li elimino perché non mi hanno mai fatto impazzire come durata, mi piacevano i colori, per cambiare costavano poco e li avevo acquistati tantissimi, però li elimino perché comunque non li utilizzo mai, cioè preferisco, se devo scegliere, tenermi questi qua di NYX, che non hanno una buona durata ma hanno dei colori molto più wow, molto più pieni, quindi questi qui di NYX, avete visto come il cervello va a giustificare un'azione che non dovrebbe fare, questi di NYX non li butto ancora perché sono dei colori molto particolari, fatemi sapere se siete d'accordo con me. Invece questi qua che sono vecchissimi di Kiko, veramente vecchi, hanno dei colori molto belli, però li vado a buttare perché sono veramente vecchissimi, mi spiace un sacco, forse uno di Kiko non lo butto perché è, ci sono affezionata, però tutti questi qua Smart 920, 922, tutti questi qui li vado a buttare purtroppo, cioè li vado a dare a mia sorella perché sono quasi nuovi, ma a parità di cosa non li utilizzo come magari potrei sfruttare di più, questo è di Wet n Wild, lo tengo, come potrei sfruttare di più questi qua di NYX, che sono veramente super colorati, cioè super super scriventi. Durata, ragazze, lasciate perdere perché non è niente di che. Questo è di Urban, lo tengo, questo è di Pizza Eye, molto molto bello questo colore, cioè è super economico ma è un colore corallo stupendo, cioè un colore corallo veramente meraviglioso, lo tengo. Poi, allora, avvicino un pochino perché sennò non riesco a prendere, due di MAC, questi due di MAC li tengo, Urban Decay lo tengo. Poi, allora, abbiamo deciso che, cioè almeno io ho deciso che tengo tutti questi qua di NYX, i Round, che sono veramente, cioè ragazze, guardate che colori spettacolari, purtroppo la durata, l'ho già detto 20 volte, è pessima, cioè non è il massimo, quindi questi qua comunque li tengo per il loro colore. E li vado a mettere qua, questo è di Revlon, un corallo fantastico, lo tengo. Poi cosa abbiamo qua? Un altro di NYX, un altro di TNS, questo è un nude bellissimo, stupendo, guardate, cioè un nude un po' mauve, bello carico, questo MAC,
MAC, tengo Paola P, altri rossetti che mi piacciono tantissimo. Questo è un rosso labbra che ho utilizzato tantissimo. Questo si chiama il numero 23 Macbeth, meraviglioso, veramente meraviglioso. Poi un altro di Paola P tengo, Make Up Forever, che lo tengo, questo qui, questo nude, che vi dicevo che ne avevo un altro che sostituisce quello lì che avevo comprato. Poi questa è un'altra tinta di Kiko Liquid On, quindi lo metto qua con le altre. Questa è una tinta veramente vecchia, Stay Matte di Essence, che butto, la metto qua e la butto. Questa è un rossetto di Benefit, con gli altri lo metto. Questo è di Kat Von D, lo metto qui. Questa è di Benefit, la metto qua, guardate come... Ah, qui ci sono tutti quelli di Anthos che mi piacciono molto per essere dei rossetti naturali e biologici. Sono veramente molto validi, vediamo un po' dove sono. Questi qui li tengo tutti perché sono veramente ottimi, vi avevo fatto anche un video di swatches. Sono 6 se non mi sbaglio, poi ne sono usciti altri. Ecco, altri 2 li metto qua. Al proposito di rossetti naturali, questo è di Nudus, che è questo marchio, se non mi sbaglio, estone forse, è dell'est, è di alta gamma. Purtroppo mi si è staccato, cioè l'ho voluto utilizzare, è un nude meraviglioso, è totalmente naturale ed è un rossetto anche trattante, quindi è un trattamento ma rossetto. Questo lo tengo perché è veramente bello, cioè anche dietro c'è un concept veramente molto molto bello. E poi, allora, oddio, qua c'è un po', ma non si dirà mai. Allora, questo è di Catrice, lo metto qua. Questo è di Marc Jacobs, un altro rossetto che adoro, lo metto qua. Qui ci sono 2-3 di questo piccolino di Marc Jacobs, questi qui li tengo. E poi li voglio mettere con i rossetti piccolini, perché vedete che ne ho un po' di Burberry, quello di Tom Ford, Dior, questi li voglio tenere e mettere tra i rossetti pecheniti da utilizzare. Questi invece sono quelli di NYX che vi dicevo, giusto per riconfermarvi il colore. Cioè, guardate questo colore super super luminoso, che potrebbe essere utilizzato anche come illuminante, per dirvi quanto sono particolari. Rossetti che ho odiato sono questi qua di New York Color, che non durano una sderza. Questi li elimino tutti. Questo qua vecchissimo di Essence, che non vi faccio vedere neanche perché è vecchissimo, elimino anche questo, un'altra tinta di Elf che elimino, altra pessima, veramente pessima. Poi rossetto matte di, se non mi sbaglio, è un matte di Essence, questo qua. Questi li tengo perché sono rossettini comunque molto belli, comunque costano poco e sono ottimi anche da mettere in borsa. Vabbè che io metto in borsa qualsiasi cosa. Questo è di Paola P e lo tengo. Poi qua ci sono questi qua nuovi di Laila, che sono altrettanto molto validi, con questo pack retro che hanno riproposto, molto molto particolare. Questi li tengo. Ok, mi sembra veramente infinito questo lavoro. Comunque, allora, altro di Paola P, il 20, molto bello, lo tengo. Cioè, hanno dei colori spaziali, veramente spaziali, dai nude, dai bold, dai scuri. Ci sono alcuni scuri bellissimi. Altro pequeñito. Poi aspettate che tiro avanti, così almeno posso vedere tutto. Tiro qui. Continuiamo con la scrematura, così eliminiamo un po' di robe. Allora, qua ce ne sono tantissimi di Kiko. Allora, questo è di Paola P, altro colore fenomenale. Cioè, guardate, questo qua l'ho usato anche tanto, è il numero 22. Poi, qui ci sono questi rossetti di Rimmel che io adoro. E ne ho un po', li andremo a trovare pian piano. Questi qui di Kate, sono veramente molto validi. Questo è un altro di Rimmel, è di Maybelline. Un rosso paura, 691 matte, della linea matte. Ah, questo è da buttare. E questo è un altro rossetto di Kiko vecchissimo, della linea Smart, che vado a eliminare. Questa è la linea, quella Smart 900, quella dopo, uscita dopo di questa. Questi qua li elimino tutti. Questo è un matte di Essence, molto molto bello, guardate che bel colore. Questi qui di Essence mi piacciono molto, li tengo. Vedete anche questo qui, numero 6, lo tengo. Questo qui di
di L'Oreal che ho comprato recentemente, un rosso paura, ragazze, un rosso paura che voglio tenere. Questo è della linea, quello di By Blake, Blake Lively, e lo metto qui. Questi invece li vado a eliminare. Questo è un altro di Kiko che voglio tenere, ovviamente. Questo è nuovo di Kiko, quelli nuovi di Kiko li voglio tenere. Poi voglio vedere con voi questi qui, perché sono molto molto tentata, non so cosa fare, perché i colori sono stupendi. Questo è un altro di MAC, vediamo che colore era. Girl About Town, uno dei più utilizzati. Questo è di TNS, guardate che colori super wow. Un altro di TNS, cioè veramente TNS fa dei bei colori, devo dire, veramente dei bei colori. Urban Decay, MAC, non vedo l'ora di sistemare tutto. Ah, questo è un rossetto che mi è arrivato con la Beautiful di Al Femminile. Allora, il pack fa ridere perché è tutto scrausino, ma il colore nude è veramente molto bello, perché è un nude un po' satinato. Questo lo tengo. Questo è un liquido della Vivid Matte che vado a dare a mia sorella, perché sono buoni rossetti, io li avevo già provati. Questo è un matitone di Bobbi Brown che metto con i matitoni e vado a recuperare tutti gli altri matitoni che vedo. Questo no, questo è un rossetto liquido di Make Up For Ever, lo metto di là. Questo Benefit lo metto di qui. Questo di Kiko lo metto di qua. Altri rossetti, matitoni, basta, non ne ho più, quindi li metto qua, i matitoni che sono comodi. Questi invece li vado a eliminare, come vado a eliminare questo qua senza tappo, non so dove sia finito, ma l'ho visto prima. Questi qui li elimino tutti, cioè li metto nella scatola degli eliminati e per mia sorella, poi io poi farò la cernita e andrò a buttare, ma perché purtroppo c'è una scarsità di scatole qui in casa e faccio fatica ad avere più scatole. Questo è un altro di quelli nuovi di Estée Lauder, molto bello, un rosso fotonico però cupo. Questo è un altro di Kiko, cioè insomma anche quelli di Kiko nuovi li ho acquistati un po'. Questo di quelli vecchi che poi andremo a vedere. Questi qua di Mua li elimino perché non durano una sverza e non sono così particolari, che i colori non sono così particolari da giustificarne la poca durata come nel caso di quelli di NYX, quindi questi qua li elimino via. Questo è di La Vera e questo è di Benecos. Questi sono due rossetti, mamma che bello questo di Benecos, stupendo, si chiama Watermelon, questi me li avevano inviati sicuramente, e anche questo qui di La Vera, che bello che è, stupendo, questi li tengo, sono nuovi. A proposito di naturale, questo è di Neve, l'ho acquistato, questo lo elimino perché mi fa ribrezzo questo rossetto, ha una qualità pessima. Io avevo scelto Fruit Sushi e non mi piace, lo elimino. Questi gli IM di Puppa li tengo, questo non so cosa sia, questo è un Dolce & Gabbana, questo è di quelli Duo, stupendo, questo lo tengo, super confortevole, ti abbraccia le labbra come con amore proprio. Questo è di Kiko, lo tengo, poi se volete vi farò un video con tutti i rossetti nuovi di Kiko swatchati, che ne ho accumulati un po'. Questo è di MAC, vediamo per curiosità, Lingering Kiss, questo è uno scuro, paura, paura, veramente paura, stupendo. Poi altra tinta di Wacol, la metto qui. Beh dai, ne sto eliminando. Altro nuovo di Kiko, ma quanti ne ho presi? Alcuni me li avevano inviati in verità. Questi di Pupa, che li avevo acquistati tutti. Poi questo qua in edizione limitata di Kiko, lo tengo perché, allora, avrete capito che mi piacciono molto i rossetti di Kiko, perché li acquisto quasi tutti. Ah, guardate questo. Questo, no, questo è sempre uno smart da buttare, vecchissimo, come questo qua di una collezione limitata, nero di Essence. Questo ci avrà almeno 9 anni, questo lo elimino. Poi questo è di MAC, lo tengo, quello è un Viva Glam. Questo è un matitone di Make Up For Ever, il colore non è così così sulle labbra, quindi se no no, non l'avrei tenuto. E lo metto qua con i rossetti da tenere. Questa è una tinta di Chanel, l'unica che ho, mi piace molto. La metto con le tinte. Allora, stiamo scremando, piano piano stiamo scremando. Io non sono più invasa
dai rossetti. Allora, ah, questo forse è quello che mi piace un sacco, di Bottega Verde. È un nude meraviglioso, super profumato, perché appena l'ho aperto vedete com'è caldo. È stupendo. Questo, se c'è, si chiama Whisky. È fantastico questo rossetto, mi piace tantissimo. Questo è un altro di Rimmel, questo nude. Lo metto qua. Poi, quelli di Rossi hanno il finish matte, se non mi sbaglio. Questo è di Smashbox, questo l'avevo acquistato e lo metto, ne avevo presi un po', ecco, ne avevo due, questi due qui li tengo. Oh mamma mia, devo cambiare scatola ragazze, anche questa si è riempita, anche questa si è riempita ragazze. Facciamo l'ultima tornata con il coperchio e poi finiamo domani con la seconda parte del video, perché sennò davvero viene un video di 9 ore e mezza. Così vi faccio vedere sia la fine di tutto il decluttering, ma anche come li organizzo, perché anche quello comunque richiede tempo e metodo. Quindi facciamo l'ultima tornata con, allora, questo qui è un rossetto di Kiko, ovviamente naturale, che mi piace molto e questo lo tengo. A me piace i rossetti di Kiko, veramente. Questo è di NYX e lo tengo. Cioè, vedete ragazze, questi round, guardate adesso che vanno in metallici, questo qua come è metal. Cioè, se volete spendere poco andate su questi, perché veramente costano pochissimo. Questi sono rossetti vecchissimi di Look by Pippa, questa profumeria vecchissima che c'era, che hanno anche chiuso, quindi la elimino. Questo è di Benefit, lo tengo. Questo è un rossetto liquido di Yves Rocher che devo provare con tutti gli altri che avevamo visto. Questo è di Kate, questo è il mio preferito in assoluto, guardate quanto è utilizzato, guardate quanto è utilizzato. Questo è il mio preferito in assoluto, è lo 09. Questo è un altro di MAC, questo è un rossetto fantastico che mi piace tantissimo, nude di Kiko, che è uscito in edizione limitata, uno almeno lo devo sempre acquistare. Poi qui abbiamo questo qua di Colourpop, ne avevo altri un po', ma non li vedo sinceramente, no aspettate, vedete, sono questi qua, quindi ho Grind, ho Cookie e ho questo qui, Button, questi qui, penso di averne anche degli altri, ma sinceramente li troveremo. Questa è una tinta di Kiko, lo metto qua nella scatola delle tinte. Questo è un rossetto orribile che non so di che marca sia. Questo è di Wet n Wild, ma questa linea è proprio orribile. Questo lo elimino proprio. Qui abbiamo invece dei Round di NYX. E io, ragazzi, cioè, capite perché faccio fatica proprio a eliminarli. Guardate questo nude com'è bello. Questo nocciola stupendo, cioè faccio veramente fatica. Questo è un gloss di Benefit che non va qui e quindi lo mettiamo poi al suo posto. Poi qui abbiamo un altro rossetto in edizione limitata di Kiko, questo lo tengo perché mi piace. Questo è di MAC, lo metto qua. Qui abbiamo dei Kiko, degli Smart 900, Smart 900, ah no, sì, 900, 900, perché poi ci sono quelli dell'altra linea, che mi sembra 600, che mi piacciono molto, e quelli li voglio tenere. Questi invece li vado a eliminare. Questo non so che cosa sia, è un rossetto di Glam Chic, non so da dove provenga questo rossetto. È vecchissimo, ma è anche molto cipposo, sinceramente. Ah no, è di Bionique, ma ragazze, non scrivere una cippa, e questo lo butto perché sinceramente non ricordavo neanche di averlo, sinceramente. Quindi questo qua lo butto, che è questa roba qui orribile. Poi portiamo qua avanti, che questa è l'ultima scatolina, quindi più facciamo e meglio è. Un altro di Kiko, questi invece sono, allora, questo è un altro di Make Up For Ever che tengo insieme agli altri. Questo è di Laila. Questo è di Mua, che vado a eliminare perché è super cipposo. Cioè, i colori sono anche carini, eh. Cioè, guardate questo quanto è metal. Però già tengo gli altri, quindi non vorrei troppi. Questo qui è Tool di, come si chiama? Di Colourpop. Questo è di Urban Decay, lo tengo. Oddio.
qui vado a fare una tenuta generale perché vi dico che sono rossetti fantastici. Questi qua, i matte nuovi di Bottega Verde, quindi questi qui tutti di Bottega Verde li vado a tenere e sono circa una dodicina perché me li avevano spediti tutti, tutti i colori della gamma me li avevano spediti. Questo è un rossetto di Elf, Coral, è un rossetto fantastico che mi piace tantissimo, un colore corallo super luminoso, questo mi spiace, cioè, c'ha davvero tanti anni, ma questo lo voglio tenere perché non ce la faccio a buttarlo, perché mi piace, non saprei neanche dove ricomprarlo. Comunque, torniamo a quelli di Bottega Verde e vado a prenderli tutti perché sono davvero fantastici. Vedete, questi qui, e li metto tutti qua perché sono qualcosa di fenomenale, i rossetti matte di Bottega Verde, e li metto qua. Dai, facciamo il più possibile perché così almeno domani non dobbiamo vedere un video da 30 minuti. Questo è un altro di La Vera, questo qui sempre nude, questo lo tengo perché voglio provarlo, penso di averlo provato una volta sola. Questo è di Kiko, di questa collezione qui, e lo tengo, lo metto qui. Questo invece è un rossetto vecchissimo, cioè non è neanche tanto vecchio, che ho utilizzato tantissimo, di Model & Co, è un marchio australiano. Oddio, è morto. Ok, questo lo butto perché è morto. È morto. Tra l'altro questo marchio non è neanche molto conveniente, cioè costicchia, ma la qualità secondo me non rispecchia il costo che ha, quindi non ne vale la pena. Questa è la mia tinta di Anastasia, che mi piace molto, è un colore fantastico. Poi questa invece è di Dol Ten, è un rossetto con il gloss sopra, vedete qua rossetto e qua gloss, questo lo tengo perché mi piace molto, me l'aveva regalato mia suocera questo qui. E poi dai, facciamo l'ultima tornata di eliminazione, dai. Questi di Bottega Verde, che sono cushion, sono nuovi e li metto qui, anzi li metto qua perché sono rossetti liquidi in teoria. Poi, altra cosa, questo qua è un altro di Color Pop che metto qua. Qui altri due di Bottega Verde, vedete che sono veramente tantissimi, ragazzi, i colori sono uno più bello dell'altro. Cioè, vedete, solo a caso, aprendone proprio due a caso, vi assicuro che anche questo qui è un colore fantastico. Cioè, vedete i nude come sono belli? Ma infatti ve ne avevo segnalato uno come dupe di un rossetto di MAC che ho messo nei 10 colori, dei 10 rossetti per l'autunno. Sono stupendi questi colori. Questo è un altro Chanel che metto qui, quindi questo lo metto qui. Ragazze, la scatolina si è riempita e io purtroppo non ho più scatoline per continuare, quindi allora metto gli ultimi qua, la IM e un altro di Chanel lo metto qua, ma cade tutto. Niente ragazze, questa scatolina, l'ultima scatolina che avevo a disposizione, anche questa è terminata. Finiremo questo decluttering domani, così finiamo tutta questa parte e vi faccio vedere come li voglio ordinare tutti i rossetti, e vi faccio vedere anche tutti quelli che ho eliminato. Ce ne sono ancora tanti da eliminare, vi devo dire, davvero tantissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete vedere qualcosa nel particolare lasciatemi un commento, e ci vediamo domani con la seconda parte del decluttering dei rossetti. Ciao!